Siamo a 40-45 minuti dall'evento, c'è sempre, guardate, la triste immagine di quel tronco di pino che brucia, brucia perché chiaramente la resina dentro l'albero viene sospinta verso l'alto e fa quella fiammella, come un po' come le candele, diciamo, come l'effetto candela. Una cosa tristissima che già avevamo visto nel 2000, questi tronchi di pino che rimangono spogli dalle loro foglie, rimangono appunto accesi dentro, al loro interno, perché continuano a bruciare con le resine che all'interno scorrono lentamente verso l'alto. Tanto la situazione è più o meno la stessa di prima, perché adesso stanno cercando da un po' di riempire queste due autobotti per poter riandare all'interno della pineta, dove intanto continua ad esserci un fuoco pazzesco. Sento in lontananza delle sirene, credo che siano, ecco laggiù, vedete, c'è una macchina con quattro frecce accese, probabilmente stanno tentando di dividere il fronte del fuoco, perché chiaramente se riescono a fermare quel lato lì, adesso questo signore, ma io dico, le persone non sono normali. Questa signora tentava di andare dritta, per fortuna la polizia l'ha fermata. Ma voi, cioè, come si fa? Io dico, uno vede la strada in quelle condizioni e va dritta, cioè veramente siamo alla follia. Comunque, guardate adesso, sentite il rumore degli elicotteri, dell'elicottero, perché è sempre solo uno, purtroppo. E non è cambiato assolutamente nulla, dicevo, rispetto al prima, se non il fatto che appunto questi uomini, pochi, devo dire pochi, ma valorosissimi, si stanno spendendo per cercare quantomeno di dividere i due fronti, cioè quello che sta verso il mare da quello che va verso terra. Devo dire che purtroppo sono arrivati un po', diciamo, in ritardo, o non hanno potuto far più di tanto, perché purtroppo le fiamme si sono propagate dall'altro lato della sede stradale e viaggiano incessantemente verso l'infernetto. Speriamo che ci siano dei mezzi e degli uomini di là. Io qui non posso vedere, ma spero ci siano altri mezzi e uomini che riescano a fermare le fiamme, perché col vento purtroppo chiaramente non si riesce a far tutto come si vorrebbe. Ecco, arriva un'autobotte dei pompieri, dei vigili del fuoco, arriva sicuramente da Roma, perché non credo che se arrivassero da Ostia farebbero quella strada. Comunque, ecco, vedete, lì c'è l'elicottero che se ne va a fare ancora rifornimento. Adesso i vigili del fuoco, il 115 che va verso la zona, diciamo, quella più interessata in questo momento dal fuoco, dalle fiamme, e speriamo che riesca quantomeno a fare in modo di, ecco, c'è stata poco fa un'esplosione, avete sentito, perché poi tra le altre cose qui c'è il fenomeno delle persone che purtroppo vivono in pineta, dei bivacchi, e ci sono delle persone che vivono con delle bombole a gas, dei fornelli, eccetera. Quindi si va al di là dell'aspetto, diciamo, naturale, no? Di quello che sta accadendo, che è un danno notevole, ma c'è anche il pericolo serio, reale, che qualcuno ci rimetta la pelle, perché all'interno della pineta ci vivono tante persone, i famosi invisibili. Ce ne sono tanti accampati alla male peggio, che riescono a sbarcare il lunario magari lavorando a nero da qualche parte, e poi la sera, non avendo fissa dimora, se ne dormono sotto il fresco degli alberi. Però purtroppo, appunto, come avete sentito, ci sono delle situazioni per cui poi alla fine si generano dei pericoli, o si amplificano dei pericoli che si potrebbero evitare, perché chiaramente per poter fare queste case di fortuna le utilizzano ogni tipo di materiale. Ecco due autopattuglie dei vigili del fuoco da Ostia. Vediamo, adesso c'è una AR e un camion che stanno andando verso la zona, che, insomma, la cosa principale chiaramente si tenta di ripristinare la viabilità, perché voi immaginate la Colombo chiusa che iattura che è per Ostia, perché chiaramente al di là del fatto che abbiamo anche la via del mare, fortunatamente, ma certamente chiudere questa strada significa, per chi viene dal mare, chi esce dal mare e chi invece deve tornare da Roma verso Ostia, i pendolari, eccetera, significa veramente un danno enorme. Tra l'altro poi la via del mare è stata interessata ieri sera, la pineta delle Acque Rosse è stata interessata da un altro incendio che si è propagato dopo le 21 circa, e fino a questa mattina alle 6 è stata chiusa. Quindi
È evidente che siamo proprio in un momento delicato per Ostia in particolare, ma devo dire purtroppo per tutta la nazione, perché insomma avrete seguito in questi giorni le cronache e avrete saputo delle tante e tante realtà di incendi che ci sono stati, anche vicino al Vesuvio addirittura si era parlato di una seconda eruzione, invece erano purtroppo questi maledetti che avevano dato fuoco chissà per quali fini, probabilmente per fini speculatori, edilizi, per fare chissà cosa. Però insomma, ecco, questa è la situazione. Qui a Ostia chiaramente non si parla di tutto questo, perché questa è una situazione per la quale insomma faremo delle battaglie con gli scudi, perché non sarà mai permesso, e non spero che nessuno abbia mai l'idea di far edificare questa zona, perché è il polmone di Roma. Questa è veramente una pineta bellissima, nonostante tutto quello che accade, nonostante tutto quello che succede da anni, ogni anno, però questa pineta ce l'ha sempre fatta, è sempre stata una pineta che è vissuta, e si è rigenerata, si è autoriprogrammata sulla base di quelli che sono gli eventi, diciamo, moderni, no? Dei mozziconi di sigaretta, piuttosto che della mancanza di educazione delle persone, che veramente buttano a terra di tutto, generando poi dei rifiuti che prendono fuoco facilmente. Quindi chiaramente anche quando si butta un pezzo di carta dal finestrino pensando di aver fatto la furbata, ci sarebbe da capire quello che si fa, e perché poi quello può generare a sua volta un accumulo di materiale che prende facilmente fuoco. Lì basta veramente un mozzicone di sigaretta, altro gesto incivile, ma che purtroppo accade frequentemente, che poi ecco la situazione che si viene a creare. Comunque insomma, adesso piano piano stanno arrivando i mezzi, speriamo che si riesca a governare la situazione, speriamo soprattutto, vedete, la valorosissima Protezione Civile che si insieme al Servizio Giardini fino adesso è stata all'interno di quella zona, che dove l'aria è totalmente irrespirabile, hanno delle maschere, ma poveretti, veramente un elogio alla Protezione Civile e a queste poche persone che sono qui, con questi pochi mezzi riescono quantomeno a tenere a bada le fiamme. Speriamo che non accada null'altro nella zona dell'Infernetto, e spero veramente che ci siano dei mezzi di là che abbiano bloccato il tutto. Che dire, veramente uno spettacolo devastante.